Su Stadio Raio il direttore sportivo della Vigor Lamezia, Antonio Morelli. Buonasera, direttore, ben trovato. Buonasera a te, buonasera a tutti. E allora, direttore, partiamo dall'anticipo. A un certo punto vi eravate un pochettino ingolositi lì a Lamezia che la pareggite potesse agguantare la Regione Mediterranea. Per come si è messa, perché comunque senza fronzoli, cioè la Vigor per provare a fare il salto di categoria, chi sta davanti lo deve gufare per forza, volente o nolente. Guarda, c'è un se non mi sbaglio un vecchio detto che dice: morte tua, vita mea. È ovvio, mo, se a parte gli scherzi, no, ma lo dico che poter raggiungere il nostro obiettivo non basta a noi vincere, esatto. Ma qualcuno qualcosa lo deve perdere, quindi ovviamente senza la parola gufare mi un pochettino, cioè, sinceramente non mi piace, però ovviamente se esce un pareggio, una sconfitta non ne faremo un dramma. Diciamo che non ci facevate proprio il tifo, vai. è sempre un po' brutto, insomma, curare magari una sconfitta, una cosa, non mi piace sinceramente. La sportività non ti porta a pensare questo, però obiettivamente, pragmaticamente parlando, è ovvio che quando non ti basta il tuo devi sperare anche in altro. Certo. E invece, pensando a voi, allora la settimana scorsa ci siamo anche visti e io nell'intervista ho detto alla Vigor serve un po' più di cattiveria, perché domenica scorsa con l'Ogri è finita 2-1, ma ci sono due pali due traverse colpite più un gol praticamente quasi a porta vuota sbagliato. Domani arriverà un avversario molto organizzato, perché la Paolana di mister Perrotta sa come si sta in campo, e quindi che Vigor risponderà, una Paolana che anche di un punto potrebbe far virtù. Guarda, allora domani arriva una Paolana, credimi, e lo dico veramente con il cuore, ben allenata, allenata da un allenatore capace, caparbio, io lo conosco, ci ho lavorato insieme, quindi so di che cosa stiamo parlando. La cattiveria, diciamo, sì, sotto porta serve un po' più di cattiveria, non però all'esempio che mi porti tu con l'Ogri, perché diciamo che con l'Ogri due traverse, là c'è poco da essere cattiveria, là forse c'è un pochettino di fortuna, e un pochettino di cattiveria magari ci sarebbe voluto in qualche altra partita. Sì, mentre direttore c'è, sì. Sì, sì, ah sono. Sì, ok, perché si è interrotto proprio all'improvviso, ho detto Dio, è caduta la linea. E in generale comunque la partita di domani, almeno punti alla mano, di distacco in classifica dico, assume un valore maggiore per quello che poi sarà il segmento di calendario che vi aspetta, perché ora, tralasciando le battute iniziali sul gufare o meno, tolto la Paolana che oggi è in zona rossa, c'è subito dopo il derby, che è una partita che sfugge a qualunque tipo di logica, e poi in realtà avete in successione le tre squadre che forse più di ogni altra stanno combattendo insieme a voi per andare in Serie D, perché oltre il Sersale, che comunque è alle vostre spalle, poi uno dietro l'altro ci saranno le due big del campionato. Sì, Emilio, in effetti, come dicevo anche in altre occasioni, noi adesso abbiamo un tour de force di 3-4 partite della quale uscendone indenni bene potremmo dire veramente la nostra in questo campionato, un po' come è successo ad inizio campionato, no? Sì. Il tour de force, diciamo, forse in queste prime partite scontri diretti ce l'ha solo la Vigor Lamezia, e concentrati tutti quanti in questa prima parte di girone di ritorno, poi ovviamente toccherà alle altre, ecco perché uscendone bene da questo tour de force potremmo dire sicuramente poi la nostra. Bene, direttore, io la ringrazio come sempre e insomma a presto, sentirci. Grazie a te Emile, è sempre un piacere. Grazie a voi per il servizio che date, lo dico e lo ripeto sempre. Lo dico sempre, cerchiamo di divertirci tutti insieme, perché poi è una questione di osmosi, diciamo, voi ci fate divertire e noi raccontiamo il divertimento, lo mettiamo così. Assolutamente sì, e ve ne do atto. Grazie, okay. Grazie Buonasera Antonio Morelli. A tutti, arrivederci. Grazie. Arrivederci.